è una grande fortuna fare musica, e per me il jazz è il modo di esprimere più importante. Però è un privilegio, no? È come raccontare un qualcosa attraverso lo strumento, anziché parlarne, si fa con le note. Maestri ispiratori, tanti. All'epoca, vabbè, c'erano pochi dischi, non avevamo dischi, quei pochi che ascoltavamo erano di Armstrong, il grande Armstrong, che poi è tuttora attuale. Jazz, soprattutto la musica che facevamo noi, che amavamo noi, era musica dei neri, e quindi questo già rappresentava un tipo di collocazione che per il fascismo non andava bene. Infatti Kramer, quando suonava in pubblico, suonava dei brani americani, ma li chiamava con altri titoli. Per esempio Sophisticated Lady di Duke Ellington, lui la annunciava come la signora sofisticata di del Duca. He don't love me, he treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. Poi ho fatto molte altre conoscenze, e questa con Billie Holiday, allora lì suonavo il contrabbasso. Andai a salutarla in camerino e tra l'altro vidi un bicchiere di Coca-Cola e subito mi è venuto in mente, ma dicono tanto di questa persona che si ubriaca, che si droga, guarda, beve la Coca-Cola. E lei si avvicinò un po' e io mi avvicinai a lei, ci salutammo con un bacio, un bacino così sulla guancia. E mentre mi avvicinavo è venuto su dal bicchiere un tanfo di gin che era una cosa spaventosa. Più avanti ho conosciuto un trombettista straordinario, Chet Baker, che era molto disturbato da problemi, che si drogava, cosa molto nota in tutto il mondo, purtroppo. Ed era anche lui una persona molto, molto dolce, amica, così, ma con dei momenti un po' stranotti dovuti a questi problemi che lui aveva. Lui invidiava tutto ciò che non riusciva ad avere, proprio perché questi problemi evidentemente glielo impedivano. E c'era in lui in certi momenti la voglia di essere come tutti gli altri, come quelli che in un certo senso invidiava, ma non ce la faceva. C'è da dire che quando invece prendeva la tromba e partiva era un poeta, qualcosa di straordinario.